Noi abbiamo una grande amicizia tra di noi, abbiamo vissuto nei campi profughi dove abbiamo vissuto e qui diciamo stiamo finendo la nostra vita piano piano, diciamo, e con tanta nostalgia della nostra terra e questa non la potremo mai dimenticare. Ecco, in questo quartiere nel 1990 ci siamo costituiti, abbiamo ripreso in mano l'associazione ANVGD e abbiamo cominciato a lavorare e abbiamo, diciamo, costruito, abbiamo fatto una legge per acquistare tutte queste case e abbiamo chiesto di farci questo circolo dove facciamo le nostre manifestazioni, le nostre feste, che oggi non si possono fare, però qui viviamo, questa è vita per, diciamo, per noi, per trovarci quando ci sono i nostri patroni e una cosa l'altra. Sono 74 anni che, diciamo, è stato il trattato di Parigi, il 10 di febbraio del 47. È un ricordo che ci è addosso da sempre, giorno e notte. È difficile che noi dimenticheremo mai quello che ci è successo. Voglio dire che è successo a tanta gente in Europa, diciamo, ma quello che abbiamo subito noi qui in Italia, penso che non c'è stata una tragedia così. Questa qui è tutta italiana, quindi io inviterei tutti gli italiani di approfondire questa disgrazia nostra che ci è successa. Noi non parliamo mai tanto di foibe, perché onestamente io penso, e anche i miei collaboratori qui a Torino almeno pensiamo che non sono state le foibe quelle che ci hanno fatto andare via, ma sono state altre cose, la privazione della proprietà privata, della lingua, della religione. Noi siamo andati via dai paesi dove stavamo bene, chi era proprietario di terra, chi a Fiume c'era il sudorificio, la Romsa, c'erano le fabbriche, a Pola. C'era il cantiere, c'erano fabbriche di liquori, di scatolame di pesce. No, noi avevamo a Zara Maraschino, Vlacco che facevano liquori, fabbrica tabacchi. Le sigarette di Zara andavano fino in America, avevano quella velina che quando che si apriva si sentiva che faceva quel rumore, diciamo. Quindi noi eravamo da piccola Zara, specialmente, eravamo la piccola Svizzera degli anni 50, diciamo così. Nessuno conosceva in Italia chi viveva dall'altra parte. Ecco, questo è successo anche quando noi siamo venuti. La gente non conosceva diciamo, la terra dall'altra parte dell'Adriatico. Io sono andato via da Zara su una nave da guerra tedesca, un cacciatorpediniere, sono andato via con tutta, diciamo, c'era la prefettura, mio padre era della milizia portuale, quindi siamo rimasti, diciamo, fino all'ultimo. Siamo andati via il 30 di ottobre del 44. Il 31 ottobre del 44 sono venuti i partigiani. A Zara sono rimasti gli accordi che sono stati fatti con la prefettura e con i partigiani, sono rimasti circa 200 carabinieri finanzieri. Il 2 di novembre sono stati uccisi tutti quanti. No. Questo per dire, io parlo di Zara, ma questo si può, diciamo, allargare su tutta l'Istria, su tutte le città. Più o meno succedevano queste cose, questi ammazzamenti da noi. Non c'erano le foibe, ma c'era il mare, c'erano tante pietre e tanti venivano portati fuori in mezzo al mare e poi con una pietra al collo, diciamo, annegati.
Sulla nave siamo arrivati a Fiume, e da Fiume abbiamo vissuto 5-6 mesi a Fiume, poi siamo andati a Trieste. A Trieste ho vissuto poi i famosi 40 giorni dell'occupazione delle truppe di Tito. E, diciamo, ho sentito sparire la gente di notte, che venivano i mariti, i fratelli a trovare, diciamo, o i genitori o la mamma o la moglie, e poi al mattino si sapeva che questo qui era sparito, diciamo, l'avevano portato via. Ecco, così è successo quei 40 giorni dell'occupazione di Tito. Da Trieste poi ci siamo trasferiti a Udine, poi a Padova, poi a Mantova e poi a Torino. Cioè faccio tutto un giro. Ecco, noi abbiamo fatto, io ho fatto circa 12 anni di campi profughi, ma tutti noi abbiamo fatto chi 5, chi 6, chi 7, chi 8, chi più, chi meno di campi profughi. Questa è la storia del quello che ci ha sempre, diciamo, un po' rattristato, anche a sentire che siete venuti le solite cose a mangiare il nostro pane, una cosa, ma lo dicono oggi, lo diranno forse anche domani, è una cosa che quando arriva della gente da via che non si conosce da dove arrivano, oggi arrivano da tutti i paesi, e questa povera gente che viene a cercare fortuna, e questo sentirci dire che siamo venuti a rubare il pane degli altri, e mentre noi eravamo italiani come tutti quanti, perché siamo nati sotto l'Italia. Quando poi ci hanno conosciuto bene, allora hanno cominciato a dire ma noi stavamo lì vicino alle casermette, specialmente parlo di Torino, e non ci siamo mai accorti, non abbiamo mai creato, diciamo, dei problemi alle istituzioni. Ci siamo inseriti piano piano, siamo andati a lavorare, Fiat, Pirelli, CEAT, le fabbriche dove, diciamo, in quel periodo c'era lavoro, oggi è difficile trovarlo, ma in quel periodo, diciamo, si trovava lavoro. Ci siamo ricostruiti, diciamo, una vita. E qui abbiamo costruito, qui c'erano 539 famiglie, non eravamo tutti istriani, fiumani, dalmati, con noi c'erano anche i rimpatriati, che ci sono ancora, che vivono, e questo è successo sia a Lingotto, sia alla Falchera, che qui a Santa Caterina. E abbiamo sempre vissuto, diciamo, assieme, sentivamo parlare tunisino, libici, i rumeni, perché della Romania anche, c'era gente che è venuta anche dalla Romania, che c'erano profughi, e abbiamo vissuto, diciamo, in tranquillità qui.